Siamo nell'azienda Boscarelli e siamo in compagnia di Luca e Niccolò nella vigna di Sottocasa. Raccontateci un po' questo progetto di questa vigna. Sottocasa, questa è una vigna speciale per noi perché è una delle vigne storiche di Boscarelli, è una delle vigne piantate per prime dal nonno, perché è praticamente la cima di questa collina in cui insiste la casa dove viviamo e qua vicino al bosco, quindi era stata piantata negli anni 60, è una delle vigne dove abbiamo sempre prodotto la riserva. Poi nell'ambito dei reimpianti che sono iniziati nell'88, nel 95 abbiamo ripiantato una selezione di cloni di Sangiovese, quelli delle vecchie vigne più alcuni selezionati dal nostro enologo, e con l'obiettivo di valorizzare il Sangiovese, ma all'epoca ancora c'era la curiosità sul Merlot, sul Cabernet, e quindi abbiamo affiancato ai filari del Sangiovese anche delle marce di Merlot e di Cabernet per vedere la reazione. Devo dire che poi, passati gli anni, ci siamo accorti che comunque sia, indipendente dal fatto che fosse una grande vigna con una buona esposizione, una buona ventilazione, venivano bene anche il Merlot e il Cabernet, dove poteva essere anche il Sangiovese. Però negli ultimi anni è stato pensato di fare questa produzione unita del Sangiovese della stessa vigna con il Merlot e il Cabernet, che chiaramente vengono raccolti in momenti diversi, perché poi alla fine vengono fatte tre o quattro fermentazioni separate. Si parte con il Merlot, si fa poi una seconda raccolta del Sangiovese delle zone migliori, poi si aspetta la seconda raccolta del Sangiovese e alla fine il Cabernet. Vengono fermentati separati e dopo l'invecchiamento, perché noi invecchiamo tutte le varie fermentazioni separate per almeno un anno e mezzo, che ci permette di capire meglio la tipologia dell'annata, gli equilibri di acidità, di pH, di maturazione, errori anche di invecchiamento, decidiamo di questa massa di 4-5 mila bottiglie, perché poi parliamo alla fine di un ettaro praticamente tra Merlot, Cabernet e Sangiovese, per produrre questa etichetta nera del sottocasa, che noi abbiamo fatto come etichetta nera perché Boscarelli, diciamo che è classicamente conosciuto e focalizzato sul Sangiovese, e quindi abbiamo sempre avuto la nostra etichetta bianca dal 68, che era la prima annata di produzione. Allora abbiamo detto, beh, se mettiamo il Merlot e Cabernet facciamo un'etichetta nera che cambi un po', che sembri un po' più moderna, diversa, che segni un'interruzione. E di qui è partita questa idea. Inizialmente era una riserva senza il nome della vigna, e quindi era una produzione un po' più ampia perché veniva assemblato anche dell'altro Sangiovese, della vigna sopra casa. Negli ultimi anni abbiamo detto no, facciamo una cosa un po' speciale, proprio che rimanga un singolo cru. Anche perché i terreni in questa vigna in particolare sono leggermente più argillosi, quindi comunque anche il Sangiovese ha un carattere un pochino diverso rispetto a altre vigne dove sono terreni tendenzialmente sabbiosi con un pochino più Più di sciolti, scheletro. sì. Quindi è un Sangiovese un pochino più ricco, un pochino più ampio, e quindi Merlot e Cabernet danno proprio un aiuto e sono nella stessa direzione a fare questo genere nuovo di vino nobile che comunque abbiamo deciso di continuare a mantenere perché, ora Luca non l'ha voluto dire prima, ma l'etichetta nera è perché è il lato oscuro del vino nobile, l'uso delle uve internazionali, visto che noi ne usiamo molto poche, allora si è detto facciamo la nera per questo motivo. E riteniamo che sia comunque Una valida un opzione. ottimo vino, una validissima opzione, e per noi è importante anche per avere un riferimento, nel senso, avendo ripiantato parecchie vigne, avendo riselezionato moltissimi cloni, avere sempre un raffronto di cosa succede usando le internazionali o non usando le internazionali è comunque interessante anche proprio per noi, per la nostra evoluzione, per la nostra capacità di comprendere cosa succede e dove si può andare. Dalla vigna siamo in cantina e andiamo a assaggiare il famoso sottocasa. Cosa ritroviamo nel bicchiere? La peculiarità di questo vino qual è? Cosa troviamo in questo bicchiere? Siamo passati dalla vigna, qui adesso assaggiamo un 2017 del sottocasa, un'annata importante che non è stata semplice produrre, ma che comunque porta le caratteristiche che sono state nella filosofia
nella nostra filosofia per produrre il sotto casa, quindi porta il carattere del terroir dove crescono le vigne, quindi questa terra rossa profonda con alluvionale, quindi che permette le radici di andare profondo, quindi una bella maturazione, ma sempre mantenendo un buon punto di acidità e quindi un vino con un pH non troppo alto. E quindi questo carattere rinfittito da questa parte di Merlot e di Cabernet, un 10% circa di Cabernet o 6-7% di Merlot, che aprono un pochettino i profumi, rendono il colore un po' più profondo, un po' più scuro, e danno questa complessità in più al Sangiovese, al carattere di eleganza e di finezza che il Sangiovese ha su questi terreni. Il 17 appunto non è stata una grossa produzione che abbiamo avuto di questo vino, però insomma è stato un banco di prova per dimostrare il carattere di queste storiche vigne che abbiamo intorno alla casa. Ringraziamo Luca e Nicolò. Buon assaggio a tutti. Grazie.